Sardegna e la professoressa Renata
bellissimo libro che è datato naturalmente ormai, perché gli studi insomma hanno fatto molti progressi da allora, dal 69, che si intitola Episodi di una civiltà anticlassica, in cui appunto venivano evidenziati tutti gli episodi salienti della nostra storia artistica, architettonica, che nei quali si poteva ammirare, nei quali era evidente questo rifugire, questo allontanarsi dal linguaggio classico. In seguito, nel 1976, in un secondo momento nel 1985, il professor Salvatore Nanizza, un altro grande storico dell'arte, è tornato sull'argomento e sull'opposizione tra classico e barbarico, puntualizzando che forse sarebbe meglio per gli episodi della nostra storia artistica parlare non di linguaggio anticlassico, ma di linguaggio non classico. Parlare di anticlassico presuppone un'opposizione cosciente, un'azione premeditata e meditata contro il linguaggio classico. Invece in Sardegna, come dice Nanizza, c'era proprio l'innocenza dal classico, innocenza dal classico che, quindi una non conoscenza dal classico, che deriva da ragioni storiche, storiche, antropologiche profonde. Di fatto la gran parte degli episodi che caratterizzano la nostra cultura artistica, la nostra cultura visuale, insomma, e di immagini, ha le radici nella cultura popolare. E quindi io immagino che ora, insomma, nei discorsi, nelle varie immagini che ci farà vedere Marcello Schirru, avremo modo proprio di avvertire questa caratterizzazione di linguaggio non classico, poiché la Sardegna era aperta alla ricezione dei linguaggi internazionali, mediterranei, della circolazione mediterranea, ma rielaborava secondo il proprio linguaggio, secondo la propria cultura, secondo la propria memoria visiva, secondo la propria cultura visiva, questi linguaggi, connotandoli in un modo peculiare che naturalmente è tutto nostro, è tutto sardo. Quindi ora lascio la parola a Marcello Schirru e poi avremo modo di discutere sull'argomento. Buonasera a tutti, ringrazio ovviamente l'associazione Coracanè, ringrazio l'amico Mauro Salis, ovviamente preciso subito che non potete spaccare, ma semplicemente proporre una mia interpretazione dei miei pareri, spero ovviamente questi possano essere condivisi da chi mi ascolta. In effetti la storia dell'arte, la storia dell'architettura, sempre vissuto tra questi due estremi, che sono esattamente quelli che enunciava adesso Mauro Salis. Un'estrema tendenza ad enfatizzare i contenuti dell'estetica sarda, o per contro un estremo nichilismo e un ritenere che la nostra terra non abbia prodotto arte o architettura di elevato livello, ma soltanto arte e architettura rurale, per esempio, in certi casi. In realtà spero di dimostrare che in qualsiasi fase storica noi ci siamo trovati, siamo stati in grado di esprimere una architettura perfettamente allineata con quelle che erano le avanguardie delle varie epoche. E questo non è avvenuto per intervento, per volere dei dominatori di turno, come spesso si legge nei libri di storia. Quanti non hanno visto nei libri di storia il classico specchietto con la striscia lunga da qui a qui, dominio bizantino, da qui a qui, dominio pisano, così via, dominio aragonese e via dicendo fino ai giorni nostri. Occorrerebbe soffermarsi un po' di più sulla lunghezza cronologica di queste bande colorate che corrispondono ai cosiddetti domini. Cioè, una volta che uno di questi periodi è lungo 400-500 anni, ritengo che sia molto difficile continuare a parlare di dominio, ma
semmai parlerete di una perfetta integrazione di quella regione, di quel territorio, di quella comunità all'interno di uno Stato, di una monarchia che a seconda delle epoche si è succeduto. Cioè, come se noi, io faccio sempre un esempio, spero che possa essere calzante, come se noi oggi dovessimo dire che la Campania e il Molise sono dominati dall'Italia perché 150 anni fa sono stati conquistati militarmente. È vero che sono cambiati i tempi, non parliamo più di monarchie, ma parliamo di regimi democratici, di repubbliche, però capiamo bene che dopo 150 anni, che rispetto ai domini di cui parlavo prima, in un arco, un lasso temporale molto, molto ridotto, ci sentiamo perfettamente integrati culturalmente, linguisticamente e anche artisticamente con il resto del nostro paese. Pensate voi come potesse sentirsi integrato un sardo del 600, del 700, dopo che si trovava la Sardegna già da 200-300 anni, a volte da 400, a volte anche da 500, la Sardegna è stata bizantina per esempio 500 anni. Cioè, come si può parlare al 500° anno di dominio di una terra che invece è stata, ha conosciuto, ha vissuto tutta la storia dell'evoluzione di uno Stato piccolo o grande. La Sardegna ha avuto anche quest'altro tipo di problematica, che adesso vi mostro, che è ciò che stavo annunciando adesso, che stavo descrivendo adesso Mauro Stalis. Cioè, la Sardegna ha avuto per lungo periodo un'arte cosiddetta non classica. Questo è vero per quasi tutto il territorio sardo, direi molto meno per Cagliari e Sassari, come vedremo anche questa parentesi di qua. Il non classico non è un'accezione negativa. Noi in Italia, in Occidente in generale, ma in Italia in particolare, abbiamo un'educazione artistica fortemente classica, perché siamo imbevuti di cultura greca prima, di cultura romana. Altre parentesi come il Rinascimento e il Neoclassico non hanno fatto altro che rinverdire questi fasti di questa estetica che proveniva dall'antichità. Altri paesi ad altre terre, e anche la Sardegna in quanto appartenente in tanti periodi a questi altri paesi, sono stati ben lungi da questa cultura classica. Hanno avuto invece come riferimento un altro tipo di cultura che era altrettanto valida, ma era altro rispetto alla cultura classica. Ecco, noi abbiamo avuto sempre una fortissima difficoltà nel riconoscere l'altro, cioè l'altro che non fosse il classico. Questo altro gli abbiamo spesso dato la patente di negatività, una patente di negatività, non riuscendone a capirne i contenuti estetici principali. È come se noi dicessimo che l'arte cinese, per capirci, l'arte indiana sono inferiori o meno, hanno una minor valenza estetica rispetto all'arte occidentale perché non sono arti classiche. Questo ovviamente sarebbe una castroneria, sono altro. Bisogna naturalmente entrare nei dettagli per vedere in cosa sono altro e capire gli aspetti fondamentali. Anzi, capita a volte molto curiosamente che laddove l'arte non è classica ci siano delle incredibili somiglianze, degli incredibili punti di convergenza. In questa simpatica diapositiva vi ho raccolto degli esempi, diciamo, chiamano un po' di scultura, di raffigurazione quasi tribale della figura umana in posti, in paesi che si trovano agli antipodi l'uno dall'altro. Dai Mamutone, le maschere incai, le Moai dell'isola di Pasqua, le maschere africane, fino addirittura una scultura novecentesca di Giacometti all'estrema sinistra. Ecco, c'è una vaga somiglianza tra tutte queste espressioni d'arte. C'è una somiglianza estetica, tra soprattutto, torno su questa parola, che dovrebbe essere sempre studiata e affiancata alla ricerca d'arte e anche alla ricerca estetica. Cioè, l'estetica cosa studia in sostanza? Si dice sempre l'estetica studia il bello, cioè cosa per varie popolazioni, in varie epoche, ha rappresentato il bello.
seconda delle condizioni economiche, delle condizioni culturali, dei rapporti culturali tra diversi genitori, come certe avanguardie artistiche sono state prese da un territorio e sono state interpretate secondo l'ottica di quel territorio. E tutto questo costituisce l'estetica. Parlerò esclusivamente, quasi esclusivamente, di arte di architettura moderna, ricordando che per moderno, prima modernità, intendiamo i secoli che vanno da, grosso modo, dal 500 ai primi dell'800. Ho voluto mettere alcune diapositive, pochissime, iniziali, di introduzione, anche sul neolitico, perché nel nostro tentativo di esaltare in maniera eccessiva la produzione architettonica e artistica sarda, perdendo tanti altri valori, si tende ad esaltare la parentesi nuragica. La parentesi nuragica, pretendendo di attribuire all'arte e all'architettura sarda una delle caratteristiche assolutamente nuove, inesistenti e autoctone, come se fossero state maturate e si siano sviluppate soltanto in Sardegna. Nella realtà, i modi costruttivi legati alle nostre bellissime architetture muratiche li ritroviamo praticamente in tutto il Mediterraneo. Questa è una carrellata un po' di esempi di architetture che, se noi coprissimo le scritte e dicessimo che si tratta di piccoli murari, come possiamo vederne tantissimi nelle nostre regioni sarde, non avremmo assolutamente nulla da ridire. Sistemi costruttivi, come espressivamente si presenta l'architettura, hanno assolutamente profonda attinenza con l'architettura nuragica. Anche altri esempi, come le famose torso, come la tomba di Micene, la tomba di Atreo, sono assolutamente simili alle architetture nuragiche. In questo caso, in verità, rispetto a questi esempi che vi ho mostrato, precedentemente, una grande differenza a favore nostro in questo caso. Bisogna sempre riuscire a vedere quali sono i lati positivi, i lati negativi, non un'estrema esaltazione, ma anche rilevare come quelli che sono i dati oggettivamente validi a favore di una soluzione. Questo edificio, che viene giustamente sempre presentato nei libri di testo, è in realtà costruttivamente assai più rudimentale del murario, perché come si fa capire questa immagine? Una sezione della tomba di Atreo, per poter stare in piedi è costretto a stare sotto terra, cioè il carico della terra sovrastante è un elemento fondamentale per poterlo tenere in piedi. Ciò è molto diverso dai murari. Il nuraghe è una torre a sé stante, cioè costruttivamente ha la capacità tecnologica per rimanere in piedi da solo, perché le pietre sono tessute in un modo particolare, cioè è un avvolgimento a spirale, perché all'interno di questa spirale ci sono ogni tanto anche delle pietre, delle indentature o delle pietre verticali che fanno sì che questa struttura possa rimanere in piedi, cosa che non accade invece nella tomba di Atreo. La tomba di Atreo però un trattamento della pietra che è molto molto più raffinato dell'architettura nuragica, che appare ai nostri occhi molto più presa, molto più rudimentale. Non dimentichiamo che i nuraghi più sviluppati, grosso modo, siamo intorno al 1500 a.C. c'erano altre popolazioni ed altre culture che avevano a quell'epoca sviluppato degli edifici che erano enormemente più avanzati rispetto ai nostri nuraghi. Se noi pensiamo alle piramidi egiziane, alcune sono datate, pare, c'è sempre un'incertezza da questo punto di vista, anche a 3000 a.C. quindi c'è una distanza cronologica abissale. Pensiamo anche agli Ziggurat mesopotamici, sono tutti edifici che costruttivamente sono molto molto più avanzati rispetto all'architettura sarda. Architettura sarda che non è architettura della Sardegna, abbiamo visto, cioè un'architettura che sta interessando tutti.
tutto il bacino del Mediterraneo. Adesso salto, facendo finta che in mezzo non accada nulla, ma ovviamente in mezzo accade di tutto, ma salto a quello che è, diciamo, più il periodo storico al quale mi avvicino con i miei studi e con le mie ricerche. L'architettura gotica. Nei nostri libri leggiamo sempre un termine, quando parliamo di architettura gotica in Sardegna, diciamo sempre che il gotico della Sardegna è cosiddetto gotico catalano. Questo è un termine che si legge tantissimo. È un termine vero soltanto in parte. Innanzitutto bisogna ricordare che quando l'architettura gotica arriva in Sardegna, i catalani, o meglio gli aragonesi, ancora non avevano conquistato la Sardegna. Il primo gotico che arriva in Sardegna è un gotico italiano, è un gotico toscano. Ne vediamo noi pochissimi esempi, perché sono quasi tutti edifici o crollati, o demoliti, o comunque sostituiti, trasformati nel corso dei secoli. La cattedrale di Cagliari ne era l'esempio più lampante, ci è rimasto soltanto attraverso una sua idea, attraverso un disegno seicentesco. Li abbiamo persi quasi tutti, però ricordiamo che non era già un gotico catalano, il primo gotico arrivato in Sardegna. È pur vero che grandi costruttori e soprattutto diffusori a livello capillare nel nostro territorio di architettura gotica sono i catalani. Come arriva questo gotico in Sardegna? Nel 1324 la Sardegna entra a far parte di questo grandissimo stato, sul quale conviene un attimino soffermarsi. Questo grandissimo stato era lo stato più potente dell'epoca, economicamente e militarmente. Lo dimostra già la sua connotazione continentale. Cioè, vediamo che è esteso tra il Levante iberico, la Sardegna, il sud Italia e parte addirittura anche della penisola balcanica. La Sardegna, al centro di questo paese, diventa questo paese. Corona d'Aragona, corona vuol dire che un'unione di più regni, la Sardegna era uno di questi regni, uno dei tanti regni, con tutti i suoi vantaggi e tutti i suoi difetti. Il grandissimo vantaggio della Sardegna era senz'altro quello di trovarsi al centro del Mediterraneo, cioè era un passaggio imprescindibile per chi voleva trasferirsi da una parte all'altra del Mediterraneo, non soltanto all'interno della Corona. Tant'è che diventa presto sede di residenza di tantissimi commercianti catalani. Cioè si trasferiscono da Barcellona, da Valencia e da Maiorca, le città economicamente più importanti di questo regno, in Sardegna, a Cagliari e a Sassa Greghello principalmente. Questi signori diventeranno committenti di architetture, finanziatori di architetture, sono strettamente legati alla corona, a volte anche da patti di familiarità e consanguinità, riescono a volte ad attirare i favori della colonia e ad investire in Sardegna soldi, denari in maniera a volte anche ingente. Un esempio su tutti, il convento di Sant'Agostino a Cagliari, di San Domenico a Cagliari, era una fabbrica reale della corona d'Aragona prima, della corona di Spagna dopo, cioè è stato direttamente il sovrano che ha dato i soldi per costruire questo convento, di cui vedremo anche qualche immagine, la cui dimensione architettonica non ha nulla da invidiare all'architettura di altre delle città più importanti della Corona. Che caratteristiche ha questo gotico catalano? Il gotico catalano è un'architettura fortemente strutturale. Sempre in tutta la storia dell'architettura ci si è alternati tra due tendenze estetiche, cioè quella di mascherare gli elementi costruttivi, in genere con delle decorazioni molto, molto cariche, molto forti, molto presenti, però dall'altra parte invece abbiamo un altro approccio estetico che è quello di eliminare quasi del tutto la decorazione, di concentrarla in punti molto particolari, attentamente studiati, e di evidenziare invece quelli che sono gli elementi costruttivi, cioè l'elemento costruttivo ha il potere di qualificarsi anche come elemento estetico.
invece esaltano l'aspetto decorativo, sia sotto forma di materiale che sotto forma di decorazione, appunto, che sotto forma di altri aspetti che possono essere aggiunti come elementi qualificanti. Ecco, l'architettura catalana non ha questo tipo di approccio, adotta il primo, cioè esalta gli aspetti strutturali, differenza di altri gotici che invece esaltano l'aspetto decorativo. La cattedrale di Barcellona è certamente, essendo la capitale di questo regno, ed essendo una cattedrale della capitale, in essa certamente sono stati investiti maggior numero sia di denari, ma anche di sforzi sia intellettuali che di risorse per produrre l'architettura più avanzata possibile secondo questa linea estetica. Già dalle dimensioni lo si capisce, però soprattutto vedete come noi percepiamo di questo edificio immediatamente la sua purezza, la sua semplicità di forma e le sue linee strutturali, cioè il suo scheletro fatto dalle sue nervature, sia nelle volte che nei cosiddetti pilieri, cioè nelle colonne dei pilastri, è l'elemento che più emerge in questa architettura. Non facciamoci ingannare da un aspetto che nei secoli è mutato e che tra i non addetti ai lavori è difficile far comprendere, perché intuitivamente non lo si comprende. Cioè queste architetture erano intonacate e colorate, cioè non siamo abituati a pensare che siccome vediamo oggi questi edifici con questo aspetto, anche all'epoca presentassero la nuda pietra a vista e la pietra fosse l'elemento estetico qualificante. Assolutamente no, erano rivestiti di intonaco ed erano colorati anche con colori sgargianti, come dimostrano anche certi elementi. Qui sono attaccati ancora dei pezzi di intonaco rosso che denotano molto il fatto che fossero colorati. Oltre all'architettura, queste chiese bellissime catalane hanno anche tutti i loro colleghi, i loro arredi sacri. Non avremo difficoltà a riconoscere questo retablo fotografato nella cattedrale di Barcellona, un parente stretto dei retabli che così diffusamente troveremo in Sardegna nei secoli a 20 e fino a 400. Così come non avremo difficoltà, guardando quest'altra bellissima chiesa di Barcellona, a riconoscere i famosi fronti piatti delle nostre chiese sarde, che molto spesso sono presentati come elementi autoctoni, in realtà vediamo che derivano chiaramente linguisticamente dall'architettura della Catalogna e della Valencia. Bellissimo anche il rosone catalano con i motivi a fiamma. Ecco, anche qui un altro esempio di come questa architettura si qualifichi per il suo immediato impatto strutturale. Questa è la cattedrale di Santa Maria del Mar, la chiesa, scusate, di Santa Maria del Mar. Quella di prima era la cattedrale di Santa Eulalia, che poi è la cattedrale che ha dato il nome alla chiesa di Santa Eulalia di Cagliari, perché Catalogna Aragonese, una volta arrivata in Sardegna, appena fondano i nuovi quartieri storici di Cagliari, la prima cosa che fanno, dotano ovviamente il nuovo insediamento di una chiesa e in memoria della loro chiesa madre gli danno la stessa intitolazione. Se ci spostiamo a Valencia, la sostanza non cambia, abbiamo sempre quel tipo di architettura con un fronte piatto, così come le nostre chiese gotiche. È facile vedere un altro un aspetto singolare che caratterizza un po' tutte le architetture di qualsiasi regione, ma nella corona di Spagna abbiamo questa dualità tra il gotico e il rinascimento che pian piano sta cercando di col tempo, soprattutto dalla seconda metà del Cinquecento, cerca pian piano di diffondersi, di insinuarsi e di soppiantare questa architettura gotica che resiste in quanto oramai esiste da 300 anni, quindi è molto difficile andare da un capomastro che per 300 anni sta costruendo secondo certe logiche, secondo certe tecniche, certi modelli che avevano anche i libri, gli stampati di architettura e anche gli ornati, e dirgli che deve abbandonare questa architettura vecchia di 300 anni per un'architettura nuova che si sta pian piano diffondendo. Se questo capomastro non è uno che piace
non è un capomastro colto nel senso che non ha degli incarichi provenienti da un certo tipo di committenza, se non ha una ricca biblioteca è molto difficile che abbandoni la sua tradizione costruttiva a favore di una nuova tradizione costruttiva, di una nuova roba. Questo avverrà in certi punti, in certi posti, in momenti ben precisi. Le prevalenze emerge sempre la specie strutturale. Sempre Valencia, cosa emerge di queste architetture gotiche? Certamente non lo slancio delle cattedrali francesi che si caratterizzavano lì sì per uno slancio verticale, un'estrema carica decorativa. Qui si caratterizza per una semplicità di linee, volumi molto puri e semplici, e nella facciata questi fronti piatti che continuano sempre a restare l'elemento forte. Anche qui abbiamo l'alternanza, la vicinanza tra un portale che ormai è rinascimentale con tutto il resto delle decorazioni che invece sono gotiche. Questi sono sempre gli interi. Ecco, qui ci siamo trasferiti già da noi. Era il convento di Sant'Agostino e San Domenico, scusate, di cui vi stavo parlando prima. Il convento di San Domenico, soprattutto nelle sue fasi più antiche, che sono esattamente queste le due aree più antiche del chiostro, fa emergere in particolare gli elementi costruttivi. Cioè, gli elementi costruttivi, le modanature e le nervature sono gli elementi esteticamente qualificati. La decorazione è ridotta a piccoli punti ben calibrati, in genere in capitelli. Già vi prego di osservare l'elevato impatto sia estetico, l'elevato valore artistico di quest'opera. Questa, che vi dicevo che era una fabbrica reale, quindi il re d'Aragona ha dato soldi per costruire questo monumento, ha delle caratteristiche architettoniche di altissimo livello. Anche qui, pian piano, col tempo, cercano di, siccome parliamo qui di una committenza così raccolta, perché dietro c'è la colonna, perché dietro c'è un ordine religioso molto importante come l'ordine domenicano, si fanno avanti delle nuove richieste, cioè quelle di adeguarsi pian piano ad una nuova estetica, che è quella rinascimentale, come denota questo portale qui in basso. Cioè, all'interno di questo bellissimo chiostro gotico, nella parte nuova realizzata alla fine del Cinquecento, si ha accesso tramite due portali rinascimentali, cioè il nuovo linguaggio viene scelto come elemento qualificante. Queste sono altre immagini. Poi nel 500, fine 400 in verità, in maniera abbastanza pacifica, la corona di Aragona entra, e con essa la corona del regno di Sardegna, entra a far parte della corona di Spagna. Cioè c'è un'unione dinastica matrimoniale tra il re Ferdinando d'Aragona e la regina Isabella di Castiglia, che determina l'unione dei regni di questi portati in dote da questi due monarchi. In più, in brevissimo tempo, i figli di questi due sovrani, cioè Giovanna la Pazza e Carlo V, porteranno in dote tutta una serie di altri regni. Parte dell'impero asburgico, terre dell'impero germanico e le Fiandre. Cioè, in buona sostanza, questo paese di cui farà parte il regno di Sardegna è ancora di più la superpotenza militare ed economica dell'epoca. All'epoca ovviamente il potere economico e militare era concentrato ancora in Europa, non esisteva il nuovo mondo, non esisteva, non avevamo ancora conosciuto il nuovo mondo, e in Europa la corona di Spagna rappresenta il paese più in assoluto più potente. Entrare in contatto con queste terre del nord Europa sarà un fattore determinante per la nascita e lo sviluppo di una nuova avanguardia artistica. Cioè, a quei modi costruttivi che abbiamo visto prima si sommeranno delle nuove tendenze, dei nuovi modi che adesso vediamo, che arriveranno dalle terre germaniche. I nuovi modi sono questi.
anche nelle terre germaniche si tende ad evidenziare gli elementi costruttivi. Emergono chiaramente in queste cattedrali germaniche. Però c'è una maggiore complessità di forma. In particolare nelle volte, mentre nell'architettura catalana che abbiamo visto prima, no, le volte a croce era semplice, adesso dalle terre germaniche arriva la capacità, oggi diremo il know-how, per realizzare volte intrecciate, molto molto più complesse. Vi prego di notare che poter realizzare queste strutture così complesse non è soltanto un esercizio concettuale, certamente ci vuole una persona che sia in grado di inventare queste forme, ma c'è anche una straordinaria capacità artigianale. Pensate cosa significava tirar su una cassaforma per 50-60 metri, come sono alte queste chiese, realizzata con una carpenteria lignea che doveva avere un grado di precisione al millimetro, portarla a 50-60 metri, una cassaforma che per queste dimensioni pesava quintali, cioè si porta dietro un sapere costruttivo artigianale anche soltanto nell'allestimento di ciò che è necessario per realizzare queste chiese. Ciò significa che non è sufficiente inviare un disegno a un capomastro della Spagna o della Sardegna per cui riguarda che esiste anche questo tipo di volta. Ci vuole anche una persona che va alle terre germaniche, nella corona di Spagna, ad insegnare come si costruiscono, cioè che inviti ad abbandonare le vecchie casseforme, le vecchie tecniche costruttive a favore di queste. Questa complessità decorativa, costruttiva, si sposa benissimo, molto ma molto di più rispetto al gotico catalano che abbiamo visto prima, con una tradizione secolare della Spagna, della penisola iberica. A fronte della semplicità del gotico catalano, fatto da linee pure e forme pure, l'interno della penisola iberica invece, che era stato per secoli, ricordo per 700 anni, a contatto con il califfato omayyade, cioè con la cultura islamica, aveva sviluppato invece una tradizione decorativa molto molto carica. Cioè ci si trova nella corona di Spagna, esattamente nella penisola iberica, esattamente tra quella dualità di cui parlavo prima. Da una parte l'estremo purismo formale, dall'altro la carica decorativa. A questo punto prevale la carica decorativa sopra il purismo formale, sia dal punto di vista decorativo e anche dal punto di vista costruttivo, perché poiché le terre germaniche adesso fanno parte della corona di Spagna, è molto più naturale la corona in prima persona invita i grandi costruttori del nord a trasferirsi nella penisola iberica e a portare le loro mode costruttive. Ad esempio abbiamo questo grandissimo personaggio, Juan de Colonia, che costruisce questo bellissimo convento a Toledo. Juan de Colonia in realtà si chiamava Johannes von Paul, cioè arrivava, era giovane di Colonia, ed è uno dei primissimi costruttori che importa queste mode nella penisola iberica. A questo discorso occorre sommare un altro aspetto molto importante, che la corona aveva appena raggiunto una unità politica, cioè era nato da pochissimi anni in questo grandissimo paese esteso su tutto il Mediterraneo, che ho mostrato prima la carta. E la nuova monarchia, che non è più catalana, ma ha come sede Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, cioè tutta la zona della Castiglia, quindi si è spostata al centro della penisola iberica, e decide di adottare questa moda, questa estetica, questa avanguardia, come linguaggio di Stato. Questo è un aspetto importantissimo. Se è un linguaggio di Stato, deve essere diffuso in tutte le terre dello Stato. Al contrario, gli ambienti più colti, in particolare le Puglie, vescovili, siccome questo è il linguaggio di corte, la nuova moda, lo posso dire un po' come pantalone a zampa di refatto, è una moda dove tutti si devono,
si devono adeguare, la nuova moda di riferimento. Io non posso non cercare di raggiungere quell'ideale estetico, perché è l'ideale in assoluto più elevato, cioè quello del mio monaco, buona sostanza. Queste sono le immagini bellissime di questo convento. Vedete come le forme, è come se ci sia una tendenza alla materializzazione, le nervature sembrano quasi di forma fiammeggiante, infatti i francesi lo chiamano anche flamboyant. Ma anche un altro appellativo, che è quello di Isabellino, perché il monarca che per primo sceglie di adottare come linguaggio di corte, su di esso formerà tutta la sua estetica di corte, è la regina Isabella di Castiglia, per cui si chiamerà anche Isabellino, o ancora prenderà col tempo un altro nome, insomma, grosso modo sinonimi. Questo nome, questo aggettivo, è plateresco. Come plata in spagnolo significa argento, latero era l'argentiere, purché queste decorazioni sembrano quasi dei lavori di cesellatura, prenderà il nome anche di Platense. Arriva in Sardegna questa moda, cioè questa regione che a volte noi riteniamo così al di fuori della circolazione delle idee e del linguaggio. Ha avuto modo di passare di abbandonare almeno parzialmente il gutico catalano a favore di questa nuova moda, cioè sa che la sua corona ha adottato questa estetica a fronte dell'altra? Assolutamente sì, e qui non siamo neanche in uno degli ambiti più raffinati in Sardegna, è semplicemente una cappella di una parrocchiale sarda, cioè di Serramano, cappella del Santissimo, ha adottato questo tipo di linguaggio. Qui avviene qualcosa ancora, un altro scatto estetico che vi faccio notare. Prima si parlava di non classico, cioè chi non ha studiato e non è stato abituato per secoli, per tutta la sua vita, per tutta la sua storia, a concepire e ragionare sulle forme classiche, una volta che si trova davanti alla necessità di riprodurre una forma classica, perché evidentemente un qualche committente glielo stava richiedendo, forse sul progetto, lo fa travisando un po' le forme. Se noi guardiamo i capitelli di questa cappella, sì, è un capitello corinzio, questo è verissimo, però vediamo che c'è una sorta di sproporzionalità tra le parti, cioè il capitello è troppo tosto, sembra più la testa di un carciofo che un capitello pulito, quindi c'era l'idea di riprodurre un capitello pulito, però non è stato fatto secondo quelli che sono quelle che erano i criteri estetici che precisi da manuale, diciamo. Ciò non toglie che alla base, nella mente del decoratore, del progettista, c'era l'idea di rifarsi certamente non a un gotico catalano. Se qui parlassimo di gotico catalano diremmo una grandissima castroneria. Qui sono altri esempi velocissimi del linguaggio isabellino. Segovia è stata una città importantissima, perché è stata prima di Madrid il capitale del regno di Castiglia. La regina Isabella è stata incoronata a Segovia. E vediamo che le forme sono sempre forme di volumi date da volumi puri, però c'è sempre questa mania un po' del pizzo merletto delle decorazioni. Appena c'è una superficie libera, devo andare con lo scalpello. E guardate la straordinaria bellezza e complessità delle volte dell'interno. Adesso arriveranno anche in Sardegna questo tipo di volte che abbiamo visto derivano dalla Germania e non da Barcellona o Valencia. Queste sono le costruzioni geometriche che stanno dietro queste volte. Le basta la riproduzione di una pianta delle volte, la pianta originale dell'epoca, diciamo, metà del Cinquecento, un documento rarissimo. Si trova soltanto a Madrid e a Segovia, perché sono le due città più importanti di questa moda. No, improvvisamente piace tantissimo, ripeto perché è la moda di Stato, si diffonde in tutte le città più o meno importanti della Spagna.
In Sardegna abbiamo una serie di chiese che sono realizzate o intorno, come queste chiese qui, cioè lungo tutta la navata hanno delle volte stellari, o in parte, cioè in cappelle o nel presbiterio, presentano appunto queste volte stellari. Qui non mi voglio soffermare perché si aprirebbe un discorso molto molto più complesso, cioè come mai non in tutta la chiesa ci sono, non in tutte le chiese, e nelle chiese dove ci sono, non in tutta la chiesa sono presenti le volte stellari. Dipende da fasi costruttive diverse, personaggi maestranze diverse, quindi un discorso molto molto complesso. A noi in questo momento interessa evidenziare il fatto che arrivano e come anche in Sardegna, così come si era diffuso a Palermo, a Cavadenaris, in Estremadura, cioè in tutte le regioni della corona, siccome anche la Sardegna è una regione della corona, aveva questa moda in Sardegna. Queste sono le chiese più importanti, ma ce ne sono tantissime, dove sono arrivate queste volte. Santa Eulalia, la Purissima, Santa Lucia, Santa Chiara Inglese, Convento di San Domenico. Questi sono gli esempi. Vedete, questa chiesa parrocchiale di Santa Eulalia sostanzialmente non è che sia molto diversa da queste chiese qui, del centro della Spagna. San Domenico purtroppo i bombardamenti l'hanno distrutta, ma aveva le volte al centro della navata. Ecco, queste sono le foto d'epoca. Questa è anche molto molto complessa. Altri esempi dove le volte si alternano, volte stellari con punte semplici. Per esempio il caso della Purissima, anche a sinistra, è come dire, illuminata da questo punto di vista, perché la chiesa ha una navata costruita secondo la moda catalana, cioè la purezza rettilineare delle forme, soltanto delle fatture semplici che abbiamo. Poi la chiesa viene completata con invece la moda castigliana, cioè secondo con la volta stellare del presbiterio. Altre chiese adottano queste mode costruttive, ma adottano anche quella purezza dei volumi che abbiamo visto anche a Segovia poco fa, per esempio la cattedrale di Sassari. Appena ci troviamo davanti alla superficie dove possiamo decorare, prorompe poi il decoratore invece con una decorazione molto molto ridondata, cioè tutt'altro rispetto alla moda catalana. Qui nella facciata della cattedrale di Sassari siamo già ai primi del Settecento. Ci troviamo anche dopo. Però permane nei secoli questa carica decorativa, cioè nel tempo l'estetica sarda è un'estetica molto decorativa. Nel resto delle parrocchiali dell'interno ritroviamo tutti questi elementi che stavo dicendo, dopo le passo in rassegna velocemente. Fronti piatti, che abbiamo visto fino a Valencia, le cariche decorative. Questo non è gotico catalano, questo è gotico castigliano, la Teresa. Anche qui certi motivi, anche molto molto belli e di effetto. Qui in basso a sinistra c'è un altro esempio molto singolare di tentativo di applicazione di un linguaggio rinascimentale, laddove la cultura invece è da secoli una cultura gotica. Qui il capitello e le colonne corinzie sono diventate quasi dei dadi meccanici da montare, i rodenti, queste strisce in basso che cercano di avvolgere il fusto della colonna, sembrano quasi delle forcelle che entrano per cercare di acchiappare la colonna. Cioè è una reinterpretazione molto localistica del prototipo della colonna corinzia, fatta da chi non è un ignorante in architettura. Attenzione, fatta da chi ha nella mente e nel suo DNA un altro tipo di architettura, cioè l'architettura gotica. Altro esempio bellissimo, Guspi, sul suo fronte piatto, tra l'altro conserva uno dei pochissimi rosoni tipici catalani come non tipi pizzo merletto. Anche dove troviamo dei ruderi, anzi a volte i ruderi sono da un lato affascinanti alla vista, ma ci insegnano anche, ci mostrano chiaramente come funziona architettonicamente e linguisticamente un edificio.
castello di Chiaramonti, è rimasto un pezzo dell'abside che aveva la volta stellare. Bene. Oramai siamo anche qui negli ambiti proprio più interni della nostra regione, eppure anche lì ha avuto modo di raggiungere, di arrivare questa onda castigliana leonese. Anche nell'architettura civile, l'architettura civile verità che non è più fedele alla moda barcellonese e valenziana, come dimostra questo bellissimo esempio delle case delle di Barcellona, con le sue architrave a bilancia che ritroviamo nelle architetture sassarese e taglierese. Il castello di Cagliari aveva anche lui questo tipo di architetture, però sono state sostituite completamente nel 1700. Vediamo più avanti, avviciniamoci al barocco. Innanzitutto, barocco e rococò sono presentati quasi sempre come, non dei sinonimi, ma come due fenomeni conseguenziali. Cioè il rococò, che quindi è l'ultimo capitolo del barocco, anche lì che oramai sta diventando, ha preso una piega molto decorativa, per cui assume le caratteristiche un po' diverse, per cui gli si può dare una connotazione e un appellativo diverso. In realtà, a mio parere, barocco e rococò sono due cose molto diverse, e anzi il rococò nasce, si sviluppa forse anche prima del barocco, e parallelamente. Cambia la committenza. Cioè è la committenza diversa che fa nascere il rococò rispetto al barocco. Cioè il barocco nasce sostanzialmente a Roma, dove c'è una committenza papale che ha un'esigenza di rappresentanza molto molto forte e ha bisogno quindi di chiedere ai suoi artisti, di produrre un'arte e un'architettura che esaltino questa rappresentatività, questa maniera o questa. Cioè il Papa non può avere un Papa, e di conseguenza poi anche i vari monarchi europei, non possono avere delle architetture che non esaltino il potere della monarchia, perché all'epoca in cui si svolgono questi fatti era una delle peculiarità più importanti. Per cui abbiamo una fortissima presenza di strutture massa molto molto importanti ed un'estetica che esalta la grandiosità delle forme. Cioè la grandiosità delle forme doveva essere lo specchio della grandiosità della monarchia che era ospitata all'interno di questi edifici. Però dalla fine del Cinquecento, direi anche dall'inizio, comincia a nascere anche un nuovo tipo di architettura. Alcuni artisti a Roma hanno la fortuna di imbattersi nei resti di alcuni edifici dell'antichità romana. Questi resti non sono il Colosseo, non sono i templi greci, non sono gli anfiteatri o le terme, cioè quei grandi edifici magniloquenti che appunto vengono presi paro paro e riprodotti nell'architettura rinascimentale e barocca, ma sono gli edifici cosiddetti di piacere. Raffaello, ad esempio, riscopre la Villa Adriana e improvvisamente questi artisti vengono messi davanti ad una grandissima novità, cioè i romani non erano soltanto quei personaggi che amavano fare cose grandiose con forme magniloquenti, con materiali costosissimi, ma erano anche delle persone a cui piaceva divertirsi. Tanto piaceva divertirsi, facevano la bella vita, e la facevano avendo inventato anche delle tipologie architettoniche destinate proprio alla bella vita. Cioè i romani avevano le ville di piacere. I romani avevano le case di appartamento, cioè, i romani avevano i giardini di divertimento, cioè, i romani avevano tutta una serie di architetture che erano altro rispetto alla magniloquenza, diciamo un po'
sia sacra dei templi o monarchica dei palazzi reali. Queste architetture, quest'altro filone di architetture, vengono sviluppate parallelamente e sono queste che, secondo me, danno origine al rococò. In queste architetture, a differenza delle prime, dove la monarchia va a chiedere dei requisiti ben precisi perché deve propagandare la sua immagine con quel tipo di architettura, quindi non si può sgarrare, c'è poco da sperimentare. Nella seconda architettura invece c'è moltissimo da sperimentare, perché anzi la sperimentazione viene invogliata, viene vista come l'elemento di differenziazione, perché lo scherzo, il capriccio, cioè l'inventarsi qualcosa di nuovo è qualcosa da esibire ad un amico. Naturalmente stiamo parlando di persone che economicamente possono permettersi comunque anche dentro di un certo livello. Però queste persone, una volta che abbandonano il loro palazzo di città, dove hanno la loro galleria di quadri di Caravaggio, vanno in campagna e devono mostrare con il vezzo ai loro amici, davanti a una partita a carte, davanti al gioco dei dadi, davanti a un ballo, davanti ai cortigiani, devono dimostrare di avere un nuovo tipo di arte, una nuova avanguardia. Questa sarà l'avanguardia tra il Rinascimento e Roma. In Sardegna abbiamo entrambe queste correnti di pensiero. L'architettura barocca ce la portano gli ordini religiosi di moderna istituzione, in particolare i gesuiti. I gesuiti ovviamente sono l'ordine fedelissimo al Papa e dopo il Concilio di Trento diventano lo strumento principale di divulgazione, di catechizzazione della popolazione. Si insinuano prepotentemente in maniera capillare in tutte le città più importanti, realizzando tre tipi di edifici: i collegi sono gli edifici dove si studia. I collegi vanno in tutte le città. Nelle città più importanti, oltre ai collegi, si realizzeranno le case della festa, che sono i conventi dove verranno ospitati i gesuiti anziani, e i noviziati, che sono le sedi dove verranno, dove studieranno soltanto i novizi. I collegi rimarranno appannaggio soltanto della popolazione, sarà anche l'interfaccia dell'ordine con la popolazione. A Cagliari, essendo capoluogo della provincia gesuitica della Sardegna, troviamo tutti e tre questi edifici: il Collegio di Santa Croce, sede della mia facoltà di architettura, la casa professa di Santa Teresa nella Marina, la casa di il noviziato o di probazione, la stessa cosa, di San Michele a San Pace. Vi faccio soltanto notare come in maniera molto strategica i tre conventi occupino tre quartieri diversi della città. I tre quartieri economicamente più importanti della città. Nella borsa di ricerca che io ho concluso pochi mesi fa, biennio di ricerca, avevo centrato le mie ricerche proprio sui collegi, sugli insediamenti religiosi moderni. E mi ero chiesto, ma hanno delle caratteristiche ricorrenti che si ritrovano sempre? Ebbene, pare di sì. I collegi di Santa Croce ha delle caratteristiche che si ritrovano in quasi tutti i collegi del mondo. In particolare, questo perché, secondo l'interpretazione gesuitica della vita monastica, doveva esserci un'ala destinata alla laicità, quindi ad ospitare gli studiosi e gli studenti laici, un altro chiostro doveva ospitare gli studenti religiosi, che non dovevano entrare in conflitto tra di loro. Poiché ci doveva essere la possibilità di passare subito da un'ala all'altra, anche perché i docenti erano gli stessi, c'era la necessità, di non fare troppi percorsi. Per cui si inventano dei sovrappassi, cioè degli archi attraverso cui passare da un'ala all'altra. E ci arrivo adesso, un esempio di questo tipo di strutturazione lo troviamo a Vienna, ad esempio. La Gesuita in Dirche, cioè il collegio dei Gesuiti di Vienna, ha questa strutturazione con più chiostri collegati con dei sovrappassi. C'è sempre una piazza che non è una
vistosa, non è una piazza molto ampia, troveremo che in tutte le chiese gesuitiche abbiamo piazze non molto a vista, come se ci fosse proprio una volontà di raccoglimento, ma quasi di ricavarsi un micro spazio, un micro clima, un micro ambiente. E questa suddivisione funzionale dei compiti. Questo tipo di suddivisione io l'ho trovato a Roma, di collegio, di Roma, Cracovia, Madrid, Monaco, Napoli, Parigi, Praga, Vienna, Cagliari, e l'ho trovato nelle case professe di Milano, Palermo, Parigi e Siviglia. Non perché sia solo qui, cioè qui mi sono fermato. Significa che c'è proprio una tipologia architettonica che si stava diffondendo in tutto il mondo. E anche gli altri collegi gesuitici della Sardegna sono fatti così, Iglesia, Solena. Ricordiamo che i sardegni e i gesuiti hanno la facoltà, la possibilità di collocarsi a Cagliari, a Sassari, a Nuoro, a Doristiano, a Iglesias, a Oliena, a Ossiede, a Bosa, a Busaca, a Bologna. Quindi pensate sia il potere economico di quest'ordine, ma anche l'influenza artistica che possono avere appunto questi personaggi, che portano anche un modo ricorrente di costruire e di segnare l'immagine dei loro edifici. Ad esempio ci portano il cosiddetto fronte a lucerna di carabinieri, cioè un modo di segnare il fronte delle facciate, non sempre, però ce lo portano loro, con questo profilo a doppia inflessione, che troviamo nelle Sassari o Oriente. Le case professe invece, vi dicevo, dove vengono ospitati i frati anziani, i padri anziani non sono frati, anche se sono organizzate secondo più chiuse. Ad esempio, in abbiamo il caso di Palermo, in base abbiamo il caso di Sassari, che non è completo perché il convento fu ultimato dopo che l'ordine era stato soppresso nel 1773, ma si intuisce dai buchi che sono lasciati al centro dell'isolato che c'era la volontà di accaparrarsi una buona fetta del quartiere. E anche le case di probazione, cioè i noviziati, che sono gli ultimi a nascere, nascono ormai in pieno 600, siamo in una fase di forte sperimentazione, si può sperimentare, cioè si possono scegliere forme che non siano le classiche delle chiese con tre cappelle. Per cui abbiamo chiese gesuitiche con pianta centrale, di fatto la nostra di San Michele ha una pianta centrale. Chiesa a pianta centrale ne ho trovato a Roma, Bologna, Chieri, Genova, Siviglia, Cagliari, e mi sono fermato. Quindi vuol dire che c'era una moda comune alla quale anche in questo caso la Sardegna non si sottrae. È avvenuto qui ciò che è avvenuto fuori. Prima vi ho fatto vedere Santa Croce e anche Sassari, tanto i personaggi sono gli stessi, padre Giovanni Bernardoni e padre Giacomo d'Albertina, che sono i due progettisti che hanno lavorato qui per costruire questi collegi sardi. Ebbene, padre Bernardoni dopo un po' lascia la Sardegna per andare a lavorare prima in Polonia e poi in Bielorussia. Per dire che non parliamo di Sardegna come in questo caso di un territorio isolato, cioè si poteva venire in Sardegna come si andava in Polonia, come si poteva andare in Bielorussia. È ovvio che non è che possiamo dire che questa architettura è uguale ad una media architettura romana, questo no, ci sono condizioni economiche che sono diversissime. Ma questo non significa parlare di isolamento, è un concetto estremamente diverso. Nel castello di Cagliari, questi insediamenti in pieno 600, guardate un po', abbiamo il convento di Santa Lucia, della Pulizia, di Santa Croce, ne parlavamo prima, viene ricostruita praticamente la cattedrale, il convento di Santa Caterina, il convento degli Scolopi, altro ordine importantissimo. Quest'epoca, nato in quest'epoca, tutto questo avviene nel giro di 30 anni, cioè questi segnati in rosso, dove arrivano le stecche, che sono conventi che sono costruiti in 30 anni, nella prima metà del 600. Però se apriamo i libri di storia, noi leggiamo che il 600 è un'epoca di arretratezza, dove non sono state investite risorse economiche, dove non c'era soprattutto qui possibilità di dedicarsi a ciò che non fosse necessario. A mio parere dire che questo non è assolutamente vero, perlomeno nei termini in cui parliamo di architettura oggi. Arriva il Rococò in Sardegna, arriva anche il Rococò,
dicevo, il rococò è diverso dal barocco, cioè quell'architettura del capriccio, quell'architettura del fresco, quell'architettura del piacere, cioè quell'architettura che si inventa, che va a solidificare gli stati d'animo della nostra mente, come dire, un po' più recondite, che stimola la fantasia. Cioè il rococò, per capirci, può essere un quadro di Archimbone, se avete presente. Cioè, quel pittore che rappresentava i volti mescolando frutta e ortaggi, se avete presente. Allora uno guarda quel quadro e dice, è bello il brutto. Cioè, è bruttissimo, nel senso che sta rappresentando un volto, certamente non con i crismi del realismo. È bellissimo perché ha inventato con una genialata un modo singolare di rappresentare le forme. Questo tipo di arte ha un'incredibile presa nel Nord Italia, dove si trasferiscono tutta una serie di progettisti. Ad esempio, questo personaggio che è incredibilmente dimenticato, quest'anno compirà 500 anni dalla nascita, l'ho messo anche per voi, che è in assoluto il più grande progettista del 500 del Nord Italia. Si chiamava Galeazzo Alessi, penso che pochissimi di voi l'avranno sentito nominare. Ha lavorato in tutte le città più grandi del Nord Italia, Milano, Genova, Bologna, Perugia. E si inventa questo tipo di architettura che è molto molto decorativa, vedete? Anche qui c'è sempre chi sposa una soluzione pura e semplice, c'è invece chi fa della carica decorativa la chiave di lettura della copertina. Il Galeazzo si fa così, cioè utilizza le facciate delle sue chiese per decorarle come se fossero le tavole scultoree, inserendo statue, inserendo cornici floreali, inserendo fessure. Anche noi abbiamo architetture fatte così. Per esempio, vi parlavo prima del Collegio Gesuitico di Cagliari. È vero che tra queste due architetture ci sono 150 anni di differenza, però è anche vero che queste due arrivano a Milano. Una perché si trova a Milano, qui parliamo della chiesa di San Barbara e di Santa Maria presso San Censo, una perché è costruita da progettisti milanesi, cioè arrivano in Sardegna i cosiddetti maestri delle valli svizzere. Le valli svizzere sono le valli di confine tra Svizzera e Italia, in particolare la Valle Intera, che però facevano parte del Ducato di Milano. Si diffondono in tutta Europa, lo facevano già dal Medioevo. E arrivano in Sardegna per realizzare architetture ed elementi decorativi. Ci portano la loro moda decorativa, cioè questa moda carica e ridondante di decorazione, in particolare con queste lunghe fasce di elementi floreali e di statue appese alla facciata. Questo si sposa, si coniuga benissimo con l'estetica gesuitica, perché l'estetica gesuitica, siccome aveva quale obiettivo principale la divulgazione, la catechizzazione delle forme, aveva l'esigenza di raffigurare messaggi chiari ed immediati, e il fedele che guardava la chiesa, guardava l'opera d'arte, non doveva stare troppo a pensare al significato ermetico di un'opera d'arte di cui c'era, ma subito doveva avere chiaro il messaggio che lì si voleva trasmettere. Per cui la statuaria, ad esempio, diventa un elemento imprescindibile delle facciate, cioè si arriva davanti ad una facciata di una chiesa e si deve avere una sensazione di essere marchiata la vita, cioè come se gli si, come se la chiesa gli volesse raccontare una commedia, una scena teatrale, ovviamente a carattere religioso. Per cui si utilizzano moltissimo le statue e gli elementi decorativi. Così come mi è capitato a Praga, per esempio, di vedere il collegio di Praga, il collegio gesuitico di Praga, con questa facciata che è incredibilmente somigliante alla facciata della nostra sala. Che è? Allora, ancora una volta, dobbiamo parlare della nostra architettura in termini di isolamento, dobbiamo parlare della nostra architettura in termini di adeguamento di allineamento per quelle che erano le possibilità economiche, ripeto, con tutto ciò che avvengono in questo punto.
Qui non si può entrare nel dettaglio degli elementi, ma ci sono degli elementi incredibilmente somiglianti. Addirittura ci sono le sirene qui al centro dei capitelli. Non le vedete qui. E sono ripetute palo palo al centro del fregio del San Michele. Cioè, è come se ai due progettisti fosse stato dato in mano lo stesso progetto decorativo. Cioè, riproducimi questo perché noi abbiamo bisogno di questo. Questa parola del fornice d'ingresso. La vecchia cattedrale di Cagliari aveva la facciata fatta sempre da maestranze interviste, che aveva le stesse caratteristiche del rococò lombardo. Questo non è parlato, questo è rococò. Cioè, c'è un tentativo, una ricerca di un'eleganza delle forme, di una smaterializzazione delle forme che è tutt'altro rispetto alla magnificenza del barocco romano. Cioè, tra questo e la facciata di San Pietro a Roma c'è un abisso proprio di intenzioni da parte del progettista. Dicevo, lo studioso, secondo me, con una felice, non felice slogan, gli slogan sono sempre un po' riduttivi, ma in questo caso, secondo me, ha centrato benissimo. Differenza tra barocco e rococò. Che mentre nel barocco parliamo di grandiosità, nel rococò parliamo di graziosità, che è una cosa diversa. Questi edifici lo dimostrano benissimo. Vabbè, a destra lo sappiamo bene, le vicende che purtroppo hanno determinato la cancellazione di questa bellissima facciata del 1702. Mi è capitato a Roma di beccare, questa è una delle migliaia di chiese che ci sono, mentre a Roma tutto è giocato non su questa linea estetica, ma sul lato della grandiosità che vi dicevo prima, l'unica chiesa che ho trovato che invece di dire rococò, qui parliamo di graziosità, non di grandiosità, cioè di esuberanza delle forme, di vaporosità, questi termini, inventati delle forme. Ebbene, se poi, poi sono andato a leggere il pannello illustrativo di questa chiesa è stata progettata già con un Mola che casualmente arrivava da Canton Ticino, da un primato che forse non ho visto, Carlo Fontana che arrivava da Canton Ticino, De Rossi che probabilmente era a Milano, Francesco Felice Pozzoni, Carlo Giulio Quadri che arrivava da Canton Ticino. Cioè questi maestri, così come a Cagliari hanno fatto il loro tipo di architettura, anche a Roma, incuranti di tutto ciò che era stato fatto intorno, hanno fatto la loro architettura. Rococò, cioè un'isola rococò e un mare barocco. E anche l'interno mi ha colpito moltissimo per questa carica ed esuberanza decorativa, sul quale penso fermarsi in particolare per questi elementi qui. E ripeto, voi non le vedete benissimo, insomma, abbiamo sia pittura che architettura che scultura. C'è un cosiddetto esempio di progetto totale. Cioè la decorazione, i tre elementi non sono scissi, ma sono uniti per dare un medesimo effetto decorativo. E in particolare mi ha colpito tantissimo, sempre in quel pannello decorativo, la pianta di questa chiesa. Questa chiesa ha una pianta con questa prima parte ovale e un lunghissimo presbiterio che è praticamente un clone della pianta della chiesa, la parrocchiale di Sant'Anna a Cagliari. Le due piante sono molto molto simili, due per l'altro, sia nel clone nell'altro. Anche a Sant'Anna abbiamo una prima parte ovale, la seconda parte con una cappella e una cappella e la cupola sopra. E il presbiterio molto prolungato. E queste piante molto prolungate diventano tipiche del rococò, non del barocco, perché anche in lungo si cerca comunque nell'orizzontalità di stilizzare le forme. Per cui, tra il Piemonte, nel mentre la Sardegna è stata il regno di Sardegna, dopo la guerra di successione al trono di Spagna, si stacca dalla corona di Spagna, viene unito al Ducato di Savoia, e nasce il regno di Sardegna con i confini più estesi. La Sardegna entra sempre di più in contatto con queste maestranze che arrivavano dal nord Europa, perché adesso metà dello Stato si trova nel nord Europa. E direi nel nord Europa non soltanto nord Italia, ma anche in Mitteleuropa. Infatti nella Mitteleuropa abbiamo le mode architettoniche come la Sant'Anna di Cagliari,
con i due campanili, queste forme molto da fazzoletto mosso dal vento, diciamo. Questa è estrema stilizzazione. La bellissima chiesa di Praga, lo stesso, è simile alla nostra Sant'Anna, con la scala davanti. E dal Piemonte ci arrivano le soluzioni costruttive del Rococò, anche lì, perché ci troviamo nel nord Italia e più che al Barocco hanno guardato al Rococò, al Barocco hanno guardato il Piemonte per realizzare le reti della monarchia statale. Ma quando si entra negli ambiti più periferici delle campagne, c'è un'incredibile sperimentazione sia costruttiva che decorativa. Questa chiesa, come facciamo anche con una chiesa barocca, non ha una mentalità, è un gioco di cappelletti messo uno sopra l'altro che poco a che vedere, diciamo qui. Idem per l'altra chiesa gesuitica di Praga. Cariche decorative, Venezia. Questi sono tutti esempi di rococò. Il rococò è l'arte dello stucco, non è l'arte del marmo. Queste sculture sono realizzate con lo stucco. Anche in Sicilia. La chiesa dei Teatini in Palermo. E in particolare, anche qui mi ha colpito tantissimo questa decorazione forestale, anche questi di stucco. Cioè abbiamo un medaglione centrale grandissimo che è un affresco. Tutt'attorno c'è uno svolazzo di angeli di stucco che stanno reggendo questo medaglione. Mi ha colpito tantissimo perché una soluzione identica ce l'abbiamo sempre a San Michele Arcangelo. Abbiamo esattamente le stesse statue, esattamente appiccicate al soffitto, esattamente con i festoni che reggono il medaglione centrale e nel presbiterio che aprono, vi parlavo prima della teatralità gesuitica, ogni aspetto è interpretato come se ci si trovasse a teatro, tanto che alla fine del presbiterio abbiamo proprio un sipario che si sta aprendo. Tutti gli apparati decorativi marmorei sono realizzati da maestranze, scultori che arrivavano dalle valli svizzere. Progettisti piemontesi attivi in Sardegna erano quasi tutti ingegneri militari. Tranne questo personaggio, forse l'architetto più importante che abbiamo in Sardegna nel tardo Settecento, Giuseppe Bianco, che realizza opere rococò, ispirandosi anche qui a mio parere ad un linguaggio che sa più di mite europeo, cioè più di Boemia, di Ungheria, non è mezzo, di Austria che non di Roma o Venezia che sta contando. Ecco le decorazioni a stucco, come quelle di San Michele, a Passau in Germania. Nella cattedrale di Carica, le decorazioni marmore e le decorazioni a stucco realizzate alla fine del Seicento, con il lunghissimo elenco di maestri delle valli svizzere. Altre arredi di marmore, questa è la questione, se Cartazio, quelle di Molinze, eccetera. Arriviamo anche nei centri più interni della regione, cioè qui, nella bellissima parrocchiale di Durazzo, parrocchiale gotica. All'interno abbiamo decorazioni marmoree realizzate dalle maestranze svizzere. Questo ha avuto modo anche di pubblicare, realizzato da Giovanni Battista Franco, che era un scultore della Valentina. Altre opere sarde realizzate da maestranze di queste regioni. Lo stucco, questa bellissima, secondo me è una delle chiese più belle in assoluto, la parrocchiale di Gergeli. Chi si immaginerebbe mai di prendere la mano e andare a Gergeli pensa di trovare il mamutone? Se non trovo il mamutone, ma trovo le decorazioni a stucco esattamente come quelle che vi ho mostrato in tante immagini precedenti. Persino nei palazzi piemontesi ci portano fortunatamente l'architettura rococò. Perché nel Settecento, questa è un'immaginaria di Torino, nel Settecento hanno realizzato tutta questa zona. Però hanno avuto la grandissima fortuna di, avendo trasferito nel Cinquecento la capitale da Chambéry a Torino, che era un piccolissimo centro medievale, non hanno avuto la sovrapposizione dei linguaggi dei periodi precedenti. Per cui il Duca di Savoia, o il Re di Sardegna, ha possibilità di pianificarsi la città su lande sterminate e libere, potendo realizzare appunto questo
urbanistica molto moderna, un po' anticipatrice anche in certe urbanistiche che si troveranno nel pieno 800, potendo realizzare architetture nuove, e soprattutto, siccome sono tutte nuove queste architetture, cioè non è la ristrutturazione di un palazzo preesistente a cui io devo dare un nuovo lifting, un restyling, secondo me, una nuova avanguardia, ma è un palazzo che non esiste, ho la possibilità di pianificarmi anche l'estetica di questi palazzi. Per cui l'immagine interna della città di Torino, cioè l'impatto estetico della città di Torino, è un impatto, come dire, molto elegante, molto lineare, molto sobrio, fatto di palazzi tutti di 3-4 piani, con cornici molto sottili, timpani triangolari o semicircolari, divisi dalla marca piana. E ovviamente i famosissimi porticati. Porticati che però arrivano a fine 700, primi 800, quindi all'inizio abbiamo la tipologia del palazzo di sotto. Ecco altre immagini. Questa definizione di questa moda dei palazzi la si deve a questi due personaggi: Filippo Juvara, tutti lo conoscono perché è il più grande pubblicista del Settecento, Giacomo Plantini, nessuno lo conosce perché, così come in tutte le realtà locali, non ci si riesce a levare di dosso la patente di locale, appunto, quindi qualcosa che ha una connotazione valida solo per quel posto. Così purtroppo non è riuscito a superare i confini del paese come celebrità. In realtà è stato un progettista di altissimo livello. Gli ingegneri militari, appena arrivano in Sardegna, ci portano esattamente a questo tipo di architettura civile. Cioè questi marcapiani molto esili con i timpani circolari, triangolari, come nel palazzo dell'Università di Cagliari. Questo è il primissimo edificio, 1763. Realizzato in Sardegna secondo questa moda dei palazzi che ho detto, e diventa subito un incredibile un potere strabordante, perché tutta l'aristocrazia del castello di Cagliari, vedendo questo palazzo, vedendo il palazzo viceré, anche questo è disegnato sempre da questi ingegneri del grande Famolasco, vedendo queste volte platteriane da Giacomo Plantini e vedendo anche il palazzo di città, cioè queste cornicettine con queste volutine ioniche che piacciono tantissimo, e tutta l'aristocrazia del castello nel giro di 20 anni, sottolineo soltanto 20 anni, ridisegna tutte le facciate dei palazzi del castello. Esempio, palazzo di Masone, questa è una carta che era legata, diciamo, alla mia tesi di dottorato con la quale ho studiato tutti questi palazzi. Se vedete, ci sono delle raffigurata la planimetria del castello con dei numeretti su dei palazzi azzurri. Ecco, i palazzi azzurri sono i palazzi che dai documenti d'archivio risultano ricostruiti, o perlomeno la facciata ricostruita, dal 1770 al 1790. Cioè praticamente del castello gotico, del castello catalano, non è rimasta più traccia, se non entrando dentro e andando a vedere aspetti architettonici più da organizzazione planimetrica che non da disegno estetico della facciata. Quindi un'incredibile opera di restyling estetico, senza precedenti nella storia della Sardegna, sulla quale è il caso un po' di riflettersi. Questo è tratto sempre della mia tesi di dottorato, sono su ognuno di quei numeri, per esempio il numero 133 che è il Palazzo San Giusto, cioè tutta la successione delle proprietà dal 600 al 700, ma importantissimo nella colonna di sinistra, 1779, restauro, progetto e disegno del capitano ingegnere Ignazio Raimondo Cucchi, un ingegnere militare piemontese. Il che mi spiega perché c'è questo portale piemontese. Un altro esempio, colonna di sinistra la successione delle proprietà dal 600, la colonna di destra, capitano ingegnere Gaetano Quaglia, Carlo Maio, che era un architetto gesuita luganese. Quindi anche qui gli elementi piemontesi di questo palazzo derivano dall'intervento di questi personaggi. Anche nelle scale, le scale Atenaia, sono piemontesi, ci raccontano loro, Beviana, palazzo, dal
primissimi dell'Ottocento, perché ad una architettura di tipo artigianale, ricordiamo che tutti i grandissimi progettisti, anche più possiamo prendere anche Michelangelo, non erano figure formatesi in una scuola o in un'accademia, erano figure formatesi in una bottega, cioè la loro estrazione, la loro provenienza era comunque quella del mondo dell'artigianato, che ovviamente loro esprimevano all'altissimi livelli, ma era sempre artigianato, era un maestro. Alla fine del Settecento invece, siccome nascono le università, si sviluppa anche il sapere politico, cioè si studiano scientificamente le discipline che noi oggi studiamo nelle università, di progettazione, di ingegneria e tutto. Questa valenza politica diventa anche un'estetica, cioè il tecnicismo diventa, nell'Ottocento diventa un'estetica, perché è figlia di una cultura non più artigianale ma tecnologica. Qui in Sardegna questo primo periodo dell'Ottocento è incarnato benissimo, secondo me, da questo personaggio, Giuseppe Cominotti, che è un architetto piemontese, arriva in Sardegna nel 1822, rimane una decina d'anni, e viene subito inserito nel corpo di quello che diventerà l'Agenzia Civile, cioè l'azienda dei ponti e strade. Questi bellissimi disegni che ci lascia sono i disegni che lui ha fatto del tracciato, primo tracciato della 102, della Carlo Felice. Ognuna di queste tappe è lunga 1,96 m. Vi faccio notare che anche se potrebbero sembrare quadri a prima vista, in basso c'è tutto lo sviluppo planimetrico della statale. Avvicinandosi da vicino si vedono nel dettaglio gli alberi e i tipi di culture presenti in ogni paese che lui raffigura, quel puntinellosi che vedete, il paese che si inanella nella 131, tronco di Sassari, tronco di Marcomer, tronco di Vriscano, come paludi, ancora paludi, tronco di Cagliari. Al servizio Comino ci lavorava come collaboratore di Giovanni Antonio Carbonazzi. Una differenza abissale rispetto agli analoghi disegni della fine del Settecento, di 40-50 anni prima, dove le cose importanti erano semplicemente l'andamento della strada, indicare la posizione dei pali di fondazione di un ponte, cioè il disegno tecnico non aveva ancora acquisito questa straordinaria valenza estetica e soprattutto di far emergere l'aspetto tecnico come preponderante sull'aspetto decorativo. Questo disegno dei capi mastri, perché fino all'Ottocento i capi mastri erano abilitati a progettare, lo facevano anche egregiamente. Però le incastellature, le centine di questo ponte, in alto a sinistra, sono abbastanza rudimentari se le confrontiamo con disegni dei ponti ingegner Mosca di Torino, che era il maestro poi di tutti questi ingegneri del primo Ottocento. Ma non disegnava, ma Cominotti era anche un grandissimo aquarellista. Quindi il fatto di essere un tecnico, come dire molto, non significava all'epoca non conoscere l'architettura, non conoscere gli ornati e non avere quel pezzo artistico che purtroppo un po' col tempo si è perso. Non avere anche un po' il narcisismo di raffigurarsi in basso a sinistra con il cilindro, un po' da bicicletta, con la ruota grande, grande davanti, piccole anche. Conosce addirittura, utilizza le stesse tecniche pittoriche che all'epoca si stanno diffondendo in Italia, nella scuola di poesia, il famoso squarci di luce. Così come è già corrente delle mode romantiche, nella pista di Anghetto, lui si raffigura pensieroso, non so se vede la faccia al muro, piccolino, guardando verso il mare, sta pensando, un po' come avveniva nella pittura romantica tedesca. Pensa un po' di Goethe che viaggia alla scoperta del ciuffo al vento, un po' come questo quadro di Friedrich. E tutto questo, attenzione, non è architettura neoclassica. Noi appena arriviamo a fine Settecento, come non c'è, è neoclassico. No. Il neoclassico è un'altra cosa. Il neoclassico nasce in Francia ed è un'architettura fatta per figure molto utopistiche, perché poi nella concretizzazione è molto difficile realizzare.
scetticismo in questa forma. Come si vive dentro una sfera? Se noi dovessimo fare una conferenza oggi dentro una sfera, cioè, un po' è stato questo modo di costruire, di concepire l'architettura, è stato ripreso un po' da certi architetti anche di oggi, Ghevi, Fuchsia, che pensano queste architetture sospese anche per aria, però il concetto, se vogliamo, è proprio classico sotto un certo punto di vista, però pone oggettivamente anche oggi delle difficoltà costruttive insormontabili, così come allora, tant'è che rimane molto sulla carta, solidi puri e geometrici, che è altro rispetto a questo, che è sempre con minuti, facciata del Municipio di Sassari, Municipio Teatro di Sassari, che è invece l'ornato tipico accademico. Quindi, tecnologico simile se devo realizzare per la prima volta elementi tecnici, artistico se devo fare degli ornamenti. Si riferisce al palazzo, dagli altri palazzi passati, anche nelle chiese. Disegni che lui ci ha lasciato per la cattedrale di Oristano, del nuovo cappellone, questi guardano un po' alla Francia, agli hotel francesi, cioè alle ville di piacere francesi del primo 800. Parte centrale è praticamente una ricoperta di questo. Ricordiamo che quest'anno il seminario di Oristano compirà 300 anni, ho avuto la fortuna di ricevere un invito per la conferenza che si terrà in giorno, lo stemma anche a voi perché ovviamente la conferenza sarà aperta. Era il 13 e 14 di aprile la conferenza. Questi sono i disegni dei cominotti dell'epoca. Anche il Palazzo Arcivescovile. Con qualche personaggio che nuovamente dimostra una grandissima cultura, una grandissima lungimiranza. Cioè il suo committente oristanese, che era l'arcivescovo Cuba, non gli dà soltanto fammi questo edificio, ma ha concepito tutta un'area urbana da ridisegnare, adesso non più secondo il rococò, col barocco, ma da disegnare secondo il neoclassico. Infatti diciamo, questi che vedete collegati con le stecchette, sono che il palazzo arcivescovile, con questi disegni, il cappellone, che è l'interfaccia della cattedrale sulla piazza principale, e il seminario vescovile. Cioè tutto questo doveva essere un grande fronte neoclassico da ridisegnare secondo questa nuova estetica. E anche i teatri, concludo con i teatri, mostrando che sono, come dire, sintetizzano benissimo quest'anima sia architettonica che tecnologica, perché la componente è ovviamente l'acustica, la visibilità del palcoscenico introduce degli elementi per i quali la componente tecnologica è importantissima. Sono bellissimi ornati di cominuti per il teatro di Cagliari. L'ultima diapositiva, questa, per dire che siccome parlavamo di estetica sarda, si sarà capito che secondo me non esiste un'estetica sarda, anzi dicendo questo non ritengo di fare dare una lettura negativa del problema, ma al contrario una lettura molto positiva, perché contrariamente a quanto si vede spessissimo, spero di aver dimostrato che l'architettura sarda è sempre stata allineata perfettamente con tutte le mode delle varie epoche, certamente non risultati economicamente da architettura romana, questo senz'altro, ma come tanti altri territori, ma ciò non toglie che ha espresso analoghi tentativi e analoghe ricerche istintive. E forse qualche personaggio più vicino a noi è stato forse più in grado, in maniera più sottile e molto più elegante, di rappresentare più l'anima della artistica per nome della Sardegna, senza andare a cercare passati un po' più difficili da ricostruire, ma sintetizzando con pochi elementi quella che invece è l'anima più grande della Sardegna. E vi ringrazio. Ringrazio veramente l'associazione.